Entrata veramente difficile, Tabak Carpiato, è una rondata, più flacca, salto indietro mezzo giro e doppio avanti Carpio. L'ha fatto Carpiato di entrata e lo ripete, raccolto il Tabak, il doppio avanti dal mezzo giro. Terza diagonale, uno e mezzo avvitamento, rondata flick e poi doppio avvitamento e mezzo in avanti, salto indietro teso. Bella, gran musica trascinante, sicuramente, sì. Le dà una bella carica sia a lei che al pubblico. Certamente, comunque qualche piccola incertezza. Sara Feinegan dunque ha chiuso con il corpo libero, siamo al momento dunque con il volteggio Anastasia Krijina. Doppio avvitamento dalla Yurchenko teso, rondata full flack salto teso e poi doppio rotazione sull'asse longitudinale. Dobbiamo dire che forse non alze. Intanto attenzione perché c'è Vanessa Ferrari alla trave. Tieni, tieni. Ai. Questa era flick, salto indietro, raccolto con un avvitamento. Piroetta, ancora una piccola indecisione. Dalla rondata salto teso indietro, ribaltata senza e diretto il salto del montone. Angel di cambio, salto indietro raccolto. Angel con cambio d'anello. Angel becco sacco. Si va con la rondata, doppio carpiato. Bene, bene la parte finale, uscita peccato, in tutte e due le edizioni della Serie A ha fatto sempre molto bene questo avvitamento, oggi c'è stato questo imprevisto, ma bene, bene Vanessa, continua a provarlo perché questo è un collegamento che serve per i giocatori. Sta guidando la classifica generale individuale al termine delle due rotazioni. Qui abbiamo un'alta ginnastica, non solo per la difficoltà ma per l'esecuzione, molto alto, tenuta bene su gara di finale, perfettamente in equilibrio e stabile in arrivo. Bene anche questa doppia piroetta. Terza diagonale, uno e mezzo avvitamento, rondata flick flack, però va direttamente fuori dalla pedana. Questo è un errore abbastanza grosso perché non è una semplice uscita con un piede ma direttamente fuori da un salto acrobatico. Doppio raccolto,
e le gambe erano anche leggermente divaricate. Molto bene la fase iniziale, la prima metà dell'esercizio, un po' di stanchezza forse nella seconda parte ha creato qualche problema. Subito vedete richiamata all'ordine con la netta indicazione di quello che è stato l'errore dell'uscita. I piedi li devi mettere dentro, l'ha detto. Molto semplicemente, sorridendo anche, ma comunque è stato detto. Attenzione intanto con Yulia Inshina. Yurchenko teso, un avvitamento. Per il volteggio, il terzo Anna la trave. Terza atleta azzurra. Questo esercizio dopo Vanessa Ferrari. Presentazione. Parallele, base. Bene, subito concentrazione per una fase acrobatica. Flacca con evitamento, flick salto indietro, benissimo questa parte. Una piroetta. Ribaltata senza posa delle mani, diretto cosacco. Scusate, naturalmente era il montone, non il cosacco, quel salto di prima. Adesso c'è il salto indietro raccolto. Ruota senza mani. Un gran bel cambio d'anello. Salto costale, piccolissimo sbilanciamento nell'arrivo. Controllo della trave. E dalla rondata doppio carpiato. Pochino bassa con le spalle, però controlla poi nella parte finale per evitare ulteriori sbilanciamenti. Giorgia Campana dunque, cresciuta con Patrizia Gaeta e attualmente allenata da Mauro Di Rienzo e Chiara Ferrazzi. La rivediamo. Extra team, ora è la volta di un'altra grande favorita nel corpo libero, Michaela Maroney. Triplo avvitamento. Un po' salvato in uscita. Un po' sbilanciata, lei è stata brava a non poggiare il piede fuori. Ancora doppio avvitamento e mezzo, salto avanti teso con un avvitamento. Mezzo è rondata picca, attenzione, si controlla bene anche il doppio indietro raccolto. Molto bene anche il rispetto del tema musicale, doppio carpiato. Bene, bene, sia la parte acrobatica che la parte di collegamenti per la Maroney. Michaela Maroney dunque per il team degli Stati Uniti al corpo libero ed è la volta ora della Belobinskaya, Yulia al volteggio. Anche per la Belobinskaya, un Yurchenko teso con un avvitamento, fuori sicuramente abbondante dalla linea centrale e vicina anche a quella che detta la zona di arrivo. Completa la Russia, gli atleti al volteggio, restano a questo punto due atleti al corpo libero e due alla trave per Italia e Stati Uniti ed è la volta appunto con Francesca De Agostini alla trave. Ribaltata senza posa delle mani, flick smezzato, salto indietro smezzato.
Angembe con cambio d'anello. Benissimo la piroetta, un giro su un solo piede. E poi il salto avanti raccolto, molto bene, è arrivata anche alta col bacino esattamente lontano dalle ginocchia. Bene questo collegamento di salto ginnico, salto indietro e diretto montone. Fase finale, caricamento rondata, doppio indietro raccolto, un passo abbondante indietro, però bene per Francesca. Ricordiamo che questa ragazza è molto giovane, è appena entrata nel gruppo della Nazionale A e veramente si sta facendo rispettare un po' in tutti gli attrezzi. Classe 96, cresciuta nella Popatria a Milano con Alessandra Mottola, oggi della Costanza Massucchi Mortara, allenata da Paolo Petrotti, lo ricordiamo, quinto posto alla trave, corpo libero per gli Stati Uniti. Ancora grande esercizio certamente da parte di questa atleta, vecchia conoscenza qui del pubblico, terza lo scorso anno, una sicuramente delle grandi interpreti della ginnastica artistica. E in particolare corpo libero e volteggio, parte con 1,5, rondata free flag e poi il tab che salta avanti, teso, tutto in successione, collegamenti diretti, forse è andato fuori dalla pedana, con un piede però grande serie acrobatica. Un altro tabacca, adesso carpiato. Anche qui millimetrico il piede all'interno del tappeto. Queste sono le battute musicali che piacciono al pubblico e che l'allenatore un po' furbo lo mette sapendo che poi c'è la risposta che potrebbe influenzare la giuria. Rondata free flag, triplo avvitamento. Questa scelta di Kairos nella parte terminale della musica. Andiamo a terminare con un'altra serie acrobatica, vediamo se è un doppio carpiato, sì. Fantastica. È Alexandra Reisman, in unico momento di indecisione con quel mezzo piede, forse fuori, ma per il resto, e vedete, subito viene richiamata all'ordine, per così dire, naturalmente l'indicazione, ecco, intanto la parte finale. Pettorale 41 di schiena, la vedete, Carlotta Ferlito, l'atleta catanese, dunque è la sua volta alla trave. Bene questa parte di salto indietro, salto del montone. Mezzato, salto indietro teso, perfetto. Molto bene il controllo di una prima piroetta e poi la seconda. Angembe. Molto in tensione, Paolo Bucci la guarda attentamente di lato, flick smezzato, salto indietro smezzato, per adesso non ci sono sbavature per Carlotta, è veramente una delle migliori interpreti in questo attrezzo. Adesso bisogna fermare l'uscita. Dalla rondata, doppio avvitamento e mezzo. Grande, grande esercizio per Carlotta Ferlito. Davvero complimenti. Bell'esercizio, la vedete com'è uscita proprio determinata, convinta di essere riuscita a offrire
il meglio questa giovanissima classe 95 cresciuta nella Catana con Maurizio Ferullo e Maria Cocuzza, e oggi al Ginnastica Artistica Lissone guidata da Paolo Bucci e Claudia Ferré. Ancora la chiusura